Allora, Barbara, iniziamo subito una puntata ricchissima con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva una cantante canadese con l'appellativo di The Queen of the Power Ballads. Nel 1968 nel Quebec nasceva Céline Dion. La sua famiglia era umile cattolica e insieme ai suoi genitori e fratelli e sorelle condivideva la passione per la musica. La famiglia si esibiva spesso in gruppo nei piano bar della zona e in poco tempo anche Céline iniziò a prendere parte a questi concerti. All'età di 5 anni inizia le sue esibizioni. Pensate al matrimonio del suo fratello Michel, che da lì continuò ad esibirsi nel loro piccolo piano bar dei suoi genitori, chiamato Le Vieux Baril. All'età di 12 anni scrive la sua prima canzone, con l'aiuto della mamma e di suo fratello. Il fratello a sua volta inviò all'imprenditore René il brano inciso su una cassetta. Particolarmente stupito, il signor René invitò Céline nel suo studio, dove le porse la matita e gli disse: «Ecco il tuo microfono, adesso canta come se fossi di fronte a un pubblico tutto esaurito». Le cantò e René confermò il grande talento di questa giovane fanciulla. L'imprenditore René credette così tanto nel suo talento che ipotecò la propria casa per finanziare il suo primo album. Nel 1982 Céline Dion, a soli 14 anni, vinse la medaglia d'oro al 13° Festival Mondiale della Canzone Popolare a Tokyo e venne proclamata miglior artista dalla Yamaha Symphony Orchestra, esibendosi davanti a un pubblico di 115 milioni di telespettatori. All'età di 18 anni arrivò il grande desiderio di diventare grande artista. Ma René capì che, oltre al talento, doveva un po' sistemare la sua immagine. Così Céline Dion si ritirò per qualche mese per un intervento chirurgia odontoiatrica per migliorare appunto il suo aspetto. Nel 1991 arrivò la sua grande svolta, quando la Disney le affida la canzone tratta dal film La Bella e la Bestia, canzone che vincerà il primo premio e l'Oscar e il Golden Globe come migliore canzone originale, vendendo 1 milione di copie. Oltre al successo discografico mondiale, ci furono dei cambiamenti anche nella vita personale di Céline, poiché René, che aveva 26 anni più di lei, da suo manager divenne suo amante. Lo stesso anno Céline Dion pubblicò il suo terzo album in inglese, The Color of My Love, che la rese definitivamente una star mondiale. E con questo album Céline Dion rivelò al mondo intero il suo grande amore per René. Un rapporto che portarono loro due a sposarsi nel 1994. Nel 1997 pubblica il suo quinto album. Perché è importante? Perché in questo album ci sono personaggi anche italiani che interpretano i brani, come Pavarotti e anche la grande Mina.
Questo quinto album in lingua inglese, Let's Talk About Love, è stato veramente un grande successo per Dionne, che il singolo di maggior successo dell'album è la ballata di ispirazione classica My Heart Will Go On, scritta appositamente come tema d'amore per il film Titanic. La Céline Dion figura come la terza artista femminile più ricca del mondo, infatti ha un patrimonio di 450 milioni di dollari. E anche oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tanti domani. Un grande, grande kiss da me. Ciao!